Grazie, grazie molte, grazie a tutti quanti voi, e quindi mi dispiace anche per questa forma un po' di topore, di tepore che ci accompagna. Però io credo che la politica sia anche un po' di disagio a volte, quindi come tale bisogna scansare le cose che appaiono più felici e anche, come dire, assistere e essere partecipi oggi un minimo di felicità dal punto di vista della temperatura e dell'ambiente. Io voglio ringraziare in premessa il mio vecchio amico De Mita, che si candida a sindaco della sua città di Nusco. Gli esordi sono avvenuti con lui e quindi mi pare giusto, come dire, rimotivarlo per quanto mi riguarda. E ho detto simpaticamente ad alcuni giornalisti irpini che la differenza oggi tra me e lui, avendogli detto che voleva chiudere la sua carriera avendo fatto il sindaco perché non c'era mai riuscito e candidato una volta non era stato eletto, che io avendolo già fatto, quindi come tale mi ripropongo alla vostra attenzione come parlamentare europeo, non l'avessi fatta e fatto una scelta di tipo diverso. E poi mi ha anche consentito di ringraziare Berlusconi per la scelta che ha fatto nei miei riguardi. E peraltro ricordare che 20 anni fa, quando per un ciclo che iniziava dopo il ciclo reducistico che invece concludeva, con un esito che era abbastanza drammatico per le vicende di quel periodo, noi iniziammo e io qua capeggiai la lista di Forza Italia alle elezioni politiche, molti perché evidentemente il tempo poi scorre e la dimensione di questo tempo è talmente veloce, non comparabile alle cose che abbiamo davanti a noi, che c'è una forma a volte quasi di dimenticanza storica. Invece io fui il, diciamo, protagonista di quel rinizio, di quel cominciamento quasi biblico nella dimensione della politica secondo atteggiamenti e criteri di tipo diverso. E voglio ringraziare anche Berlusconi perché evidentemente per qualche elemento un po' di turbativa che si era verificato, eppure avendo chiesto in maniera in punta di piedi al giudice che mi doveva rinviare un rinvio a giudizio, avendo richiesto cortesemente che, dato che le mie cose avevano comunque sempre un rilievo mediatico, se avesse spostato la sua decisione, quindi di una settimana, mi evitava andare sui giornali come mi è capitato, visto che in questo periodo molti altri parlamentari sono stati rinviati a giudizio, però evidentemente solo per me. C'è questa spasmodica tensione mediatica, ha ritenuto evidentemente in piena coscienza dal suo punto di vista, e non le faccio alcuna colpa di decidere così, e per questo ringrazio naturalmente Berlusconi, perché c'è stato chi ha tentato di comparare, di dire, insomma evidentemente non era un momento che era di quelli più caratterizzanti, così come voglio ringraziare pubblicamente il mio avvocato che è qua, assieme agli altri, Domenico, per la recente sentenza che, come dire, non mi scansa per una forma di atto di furbizia, ma perché io ho le mani pulite. Non ci sono soltanto i giudici, ma uno che ha le mani pulite. E per me, vi assicuro, devo dirlo, poi farò considerazioni più politiche, questo gravame, questa ipoteca di ritenere che fossi stato corrompibile per uno come me che aveva fatto questa trentennale più lunga esperienza politica, era la cosa che maggiormente mi creava problemi e una forma di difficoltà con me. Anche i sindaci sono espressioni, ma non soltanto loro. Io però non ho doni gratuiti da farvi, quindi non posso concedere nulla. No, io sono privo, scevro di potere, io che sono sempre apparso nella idea iconoclasta di una dimensione castale, Mastella, il capo da casta. Per la verità io non ho oggi mai potere, poi qualcuno che avevo attenzionato e imprestato o messo nei circuiti del potere con l'assessore regionale è anche venuto meno, ha fatto una scelta diversa. E voglio ringraziare, questo mi dà anche il canzo, come si dice a noi con un termine un po' diciamo remunerativo dal punto di vista lessicale, che tiene bene la sostanza delle cose e trasferisce il dato della topografia ideale a quella reale. Devo dire che io ringrazio qua il mio popolo, di quelli che avvicendandosi, della gente più anziana che vedo qua, della mescolanza di quelli più giovani, di quelli che sono da mezza età, mi hanno accompagnato in questo lungo percorso e spero loro siano orgogliosi di me come io sono orgoglioso di loro. E quindi allora
visto le riunioni che avvengono in questo periodo, vengono fatte con tanti sindaci, dovrei oggi come vice sindaci, visto che i sindaci sono occupati da questo punto di vista, ma il dato mio è quello di un rivolgimento, di una forma, diciamo, di coltivare, come ha ricordato anche Nicola, questo che per me rimane l'elemento fondamentale di carriera politica che io ho. La seduzione, altri potrebbero esercitare in maniera diversa. L'unico modo, per quanto mi riguarda, è quello non di accampare pretese nella evenienza elettorale, ma quello di una forma costante, serena, sobria, di avere rapporti, di ascoltare, di rendersi conto.